gli scout li incontro sempre, una presenza vivace, vera, concreta, dove si vuole vivere una dimensione anche di democrazia. Ma non dimenticatelo mai, la democrazia non starà mai in piedi se non c'è una responsabilità. Ecco, io il mondo degli scout l'ho conosciuto proprio in questa profondità della parola di Dio, in questo cammino di ricerca, di senso, di significato, e poi proprio vivere una dimensione di impegno, di responsabilità, cioè un contributo alla crescita del nostro paese. I miei grandi riferimenti sono il Vangelo e la Costituzione italiana. Chiaro? E quali sono le due facce dell'ingiustizia? La prima, l'assenza dei diritti, la seconda, la zona grigia. La zona grigia è quella di chi ha scelto la legalità malleabile. Se mi conviene rispetto le regole, se non mi conviene non rispetto. Questo individualismo, questo egoismo sociale, questo pensare di fare da sé senza tener conto della storia degli altri. Noi dobbiamo lottare contro le zone grigie e voi lo fate. Ma anche chi già sta facendo, dobbiamo sentire forte dentro di noi il morso del più, il morso del più. Questa società ha bisogno di noi, ha bisogno anche del nostro contributo, tanti io che fanno un noi. Io frequentavo la parrocchia, l'Azione Cattolica, negli scout, negli scout sono stato 3 mesi da piccolo, poi me ne sono andato. Oh, scusa. Il mio sogno era entrare dal Torino 24, la cinta, la divisa, e le mie mamme il sogno non ce l'aveva. Oggi non succederebbe, sono cambiate molte cose, fai finta di niente, non andarci più, mettiamo una scusa, ma io e papà non ce la facciamo, perché c'era un'uscita, c'era un'altra uscita, poi lì se ne faceva. E quindi io dopo 3 mesi me ne sono andato, in silenzio, ma ho avuto poi la gioia e la fortuna nel cammino della vita di rintracciare le mie strade su piani diversi, in modi diversi, con questo mondo della GESCI che lo considero l'agenzia educativa di un'associazione cattolica cristiana di più grande valore e di più grande apertura che ci sia. E non solo l'Italia. Bisogna portare via questi patrimoni mafiosi e restituirli all'uso sociale. Cioè che stavamo lavorando a un campo che era stato confiscato, noi l'abbiamo ristrutturato, l'abbiamo pulito e vabbè, appunto, chiedendoci cosa facevamo, noi l'abbiamo detto e loro sottovoce ci hanno detto che erano veramente contenti di quello che facevamo. Quindi c'erano un po' due schieramenti opposti. Ricordarsi di tutte le vittime, non solo i nomi più importanti. Sono tutti morti per la stessa ragione, per la legalità, per la giustizia, per la libertà, per la democrazia del nostro paese. Allora nasce la giornata della memoria dell'impegno. È l'abbraccio, ma la meraviglia sai qual è? Nel carcere per minorenni. Sai chi ci va a incontrare quei detenuti ragazzi? Oggi in Italia ci vanno i familiari delle vittime di mafia. E a Nisida, tempo fa, ero con la mamma, che mi dice: Luigi, tienimi per mano, vedi quel ragazzo che sta venendo incontro, è quello che ha ammazzato mio figlio. Ma io vengo qui perché ha l'età di mio figlio. E quando esce, cosa trova? Dove va? Mi sono sentito piccolo così. Questo è il grande miracolo del perdono, del mettersi in gioco, che non lo si può chiedere a tutti.
Vogliamo dare una mano a questi ragazzi, hanno sbagliato, c'è un percorso della giustizia, ma facciamo in modo che quando escono non devono ritornare lì. E quindi è nata questa giornata. Veniamo qui perché in questa regione, che è una regione meravigliosa, le mafie dove c'è bellezza, dove c'è prosperità, investono. Allora non c'è regione che può dire io problema non ce l'ho. E non dimenticate mai che se la politica è debole, le mafie sono più forti. E non dimenticate mai se la democrazia è pallida, come è stata negli ultimi tempi in Italia, altro che pallida, la democrazia nel nostro paese, le mafie sono più forti. Cancellatemela per un istante questa parola mafia, potrebbe trovare un inganno. Che poi mafia concretamente per noi è sinonimo di usura, di estorsioni, traffico di stupefacenti, sfruttamento di quelle ragazze nel giro della prostituzione, il gioco sporco degli appalti, le ecomafie, i rifiuti, tante forme che non sono distanti, sono lì. Sono qui volti quelle storie che appaiono, a volte alcune non appaiono, ma che sono presenti. E quindi aiutare i nostri ragazzi a leggere una realtà che è più vicina, che c'è. Se noi sommiamo i dati di proiezione dell'evasione fiscale, della corruzione pubblica, il riciclaggio, le introiti delle mafie, viene fuori, per minimo che sia, 560 miliardi di euro. Dobbiamo chiedere innanzitutto che i soldi per le politiche sociali, per le fasce deboli, per mettere in moto la macchina del lavoro, soprattutto a quei 2,5 milioni di giovani che non hanno lavoro nel nostro paese, si vada a prendere i soldi lì, nel mondo dell'illegalità, della violenza e della corruzione. Lì si devono prendere i soldi. Non è possibile che 2,5 milioni di giovani in Italia non abbiano lavoro, non è possibile. E questi vuoti, creano un fermento dall'altra parte, dalle mafie. Sono più di 1,600 soggetti che compongono Libera, tra cui anche molti clan, a parte della GSC nazionale, ma anche molti clan di Scampia. A Scampia ci sono dei ragazzi di 15-16 anni che girano armati e se tu entri nel quartiere ti bussano sulla finestrina della macchina con la pistola. Ecco, questo ragazzo a 16 anni guadagna fino a 500 euro al giorno. Un lavoratore siciliano delle cooperative da cui viene il vino Placido Rizzotto che vedete qua guadagna 800 euro al mese. La politica deve rispondere ai bisogni delle persone. Quei bisogni diventano i diritti a fianco dei doveri, quei diritti diventano i servizi, gli spazi e le opportunità. L'obiettivo deve essere la giustizia, la legalità e la solidarietà sono i due strumenti per raggiungere la giustizia. Perché la prima dimensione della giustizia è proprio la prossimità, è l'ascolto, l'incontro con la storia delle persone. Non c'è legalità senza uguaglianza. E noi abbiamo avuto dei meccanismi legislativi che non tengono conto né la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dei diritti umani, nell'articolo 21 della Carta Europea, nell'articolo 3 della nostra Costituzione. E allora dobbiamo alzare un po' un grido che parte dal nostro impegno, dalle nostre coscienze. Questo grido è un grido di libertà. E quando sento qualcuno dice, sai, io sono cattolico, ciccio, impegnato nella politica, e poi ho visto votare delle leggi che calpestano il diritto e il Vangelo. Ad esempio, col reato di clandestinità sulla storia dei migranti. Non è possibile. Non dobbiamo respingere le persone, non dobbiamo sgomberare i campi. Il primo vero sgombero da fare è quello nella nostra testa delle semplificazioni dei pregiudizi. Abbiamo avuto stagioni della politica che non hanno risposto ai bisogni delle persone, ma ai bisogni solo di qualche persona nel nostro paese. E non è giusto, e non è giusto. Mi chiedo scusa, far emergere le cose positive che ci sono.
è un dovere, è una responsabilità. Valorizzando il protagonismo, l'intelligenza, la creatività dei nostri ragazzi, non dimenticando che è la cultura che dà la sveglia alle coscienze. Chi se non conosco non ho gli strumenti per essere più responsabile. Una conoscenza che scende in profondità, che non vive, l'ha detto la televisione, ho un tantam di un sentito dire. Allora dobbiamo ritrovare insieme il senso di una politica che sia capace di soddisfare la fame e sete di giustizia delle persone e della partecipazione che permetta di dare un senso alla vita. E l'impegno per il bene comune non è solo di chi governa e di chi amministra, qui dobbiamo chiedere conto. L'impegno politico è anche la nostra parte di assunzione, questa capacità quindi di saldare la terra con il cielo, che noi dobbiamo tradurre il nostro impegno nelle nostre scelte. Abbiamo preso coscienza di una serie di problemi, vogliamo conoscere di più, offrire questo patrimonio di conoscenza anche agli altri, farci moltiplicatori di questa coscienza e consapevolezza. Dottorino Verde, lui si rivolgeva a quelli che dicono di essere cristiani, baci bacetti alla Madonna, tutti i santi. A loro disse, amate senza riserve la gente che Dio vi ha affidato. A lui prima che al partito un giorno ne dovrete rendere conto. Stupendo. Si deve essere stupendo. Perché qualcuno, ma no, ma non si deve fare questo, si deve fare quest'altro, non è compito nostro. Lui rispose così. La Chiesa è per il mondo, non per se stesso. Il cristiano non può accontentarsi di enunciare l'ideale e di affermare i principi generali. Deve entrare nella storia e affrontarla nella sua complessità. La testimonianza cristiana e la responsabilità civile sono il duplice impegno col quale il cristiano si fa compagno di strada di ogni uomo di buona volontà. La testimonianza cristiana e la responsabilità civile. Beato chi crede nella giustizia, chi ha sete di giustizia. Di avere il coraggio della denuncia seria, attenta e documentata, perché anche la denuncia seria, attenta e documentata è un segno di cambiamento di speranza. Anche nella Chiesa un processo di purificazione ci vuole. Dobbiamo guardarci dentro, io per primo. Non si bada con il Vangelo. È vero che da una parte ci devono Don Puglisi, ma dall'altra parte c'era anche un prete che andava a celebrare la messa, pensa all'Eucaristia, nel covo di un latitante di Cosa Nostra di nome Pietro Allievi. Gli uomini d'onore mandano messaggi chiari ai sacerdoti. Non interferite. E invece no. Dobbiamo interferire. Non solo i sacerdoti, la Chiesa è fatta da tutti noi. Dobbiamo interferire dove viene calpestata la dignità, la libertà delle persone, dove la gente resa schiava, dove c'è una violenza, l'ingiustizia. Che sono stati dei bei segni anche di protesta, di una sana rabbia. Una sana rabbia, perché la rabbia è anche un segno di un atto d'amore, ci sarebbe per le cose che si amano. E quando si vedono delle semplificazioni, delle ingiustizie, delle umiliazioni, quando si hanno dei cattivi esempi è anche giusto e corretto reagire. Ma non basta l'indignazione, ci vuole la responsabilità, meglio una corresponsabilità, portare il nostro contributo al cambiamento. Perché quanti si sono indignati e poi tutto finisce lì. Io provo disgusto a vedere certe politiche, certi interventi che veramente hanno umiliato e umiliano la storia delle persone, hanno privato della dignità e della libertà tante tante persone. Chi è povero non è libero. Le vittime dell'usura, delle varie forme di dipendenze, ma penso anche persone diversamente abili, se non hanno i supporti in quella famiglia, in quel contesto, sono meno liberi. Penso alla solitudine di molti anziani. Allora noi dobbiamo liberare quei territori, che vuol dire liberare le persone. La speranza o è di tutti o non è speranza. Aveva ragione Sant'Agostino quando diceva che la speranza ha due bei figli. La rabbia nel vedere come vanno le cose e il coraggio nel vedere come potrebbero andare. Coraggio deriva da corabeo o cuore. Ci vuole più coraggio, ci vuole più cuore oggi e ognuno deve assumersi la sua quota di responsabilità.
anche per sconfiggere quella malattia mortale che è un po' la delega, l'indifferenza, il pensare che tocca sempre agli altri fare, a volte anche la rassegnazione. No, noi dobbiamo tirare fuori le nostre unghie, assumerci la nostra parte di responsabilità e non dimenticarci il profeta che diceva se non ora quando, perché dobbiamo abitare questo tempo presente con la memoria di quello che è stato costruito prima, ma proiettarci anche in avanti. Questi incontri aiutano me e spero posso aiutare anche voi a graffiare di più la realtà. I ragazzi ci osservano, ascoltano le nostre parole, c'è una responsabilità delle parole, abbiamo bisogno di parole di vita, di parole che uniscono, che avvicinano, che danno speranza alle persone. Questi ragazzi hanno bisogno di questo. Tre ricadute sono avvenute. La prima è l'imitazione, fanno tutti così, facciamolo anche noi. La seconda è la sfiducia, tutte le cose non cambieranno mai, la politica è tutta una cosa sporca. E il terzo è la ribellione, con delle forme che non sono corrette e non aiutano. Dobbiamo intercettare queste tre fatiche e trasformarle in impegno. I ragazzi, quando trovano dei punti di riferimento veri, coerenti, concreti, e degli adulti che non dicono loro di fare delle cose, ma che le fanno insieme, ci sono i nostri ragazzi. È l'ora del fare. Meno parole, più fatti, concretezza, e che ognuno si assuma la sua quota di responsabilità. Sergio dice così, dice: ricordatevi sempre che voi non siete il futuro del mondo, siete l'unico presente che abbiamo.